L'Assemblea dei soci ha approvato ieri il bilancio d'esercizio 2021 della Ruzzoreti, la società acquedottistica che gestisce il servizio idrico integrato dei comuni del Teramano. Il documento presenta un utile d'esercizio per oltre 1.600.000 euro e un margine operativo di 5 milioni. Tra le voci di costo in calo, quella del personale, che negli ultimi due anni ha presentato una diminuzione di 414.000 euro. Alla seduta assembleare erano presenti 23 sindaci su 36 e l'approvazione è avvenuta con 21 voti favorevoli, un astenuto e un contrario. Un utile di 1.600.000 euro, ma soprattutto con una complessiva riduzione dei debiti e una riduzione dei costi come quello del personale, che confermano appunto una ripresa dell'azienda, un'azienda importantissima per il territorio della provincia di Teramo, che si avvicina a una scadenza molto importante, quella del 2023, che vedrà il rinnovo della concessione. E ancora una volta ringrazio i sindaci del territorio perché hanno confermato la fiducia nell'azienda. Tanti sindaci che vengono da tanti anni di amministrazione che insomma, hanno dovuto rimboccarsi le maniche in passato, oggi vedono finalmente arrivare i frutti del grande lavoro fatto in questi anni sul nostro acquedotto, sull'acquedotto, sulla fognatura, sulla depurazione. Insomma, se oggi l'acquedotto del Ruzzo è l'acquedotto preso ad esempio nella nostra regione, anche il merito e soprattutto di quei sindaci che insomma, ci hanno supportato in questi anni e che oggi meritano la soddisfazione che hanno avuto. Tra i voti favorevoli anche quello del sindaco di Roseto, Mario Nunez, che nel dare l'approvazione al bilancio stimola il CDA ad affrontare le prossime sfide con vista sul mantenimento della gestione del servizio idrico da parte dei comuni. Il comune di Roseto ha scelto di rimanere fuori dalla lotta politica, la cosiddetta guerra dell'acqua. Nel votare favorevolmente il bilancio non possiamo non ravvisare quelle che sono delle criticità sulle quali ovviamente bisogna lavorare, sulla riduzione dei debiti, sull'ottimizzazione dei costi del personale, dei costi generali, ma al tempo stesso non possiamo non evidenziare come ci sia una guerra regionale in cui l'ERSI purtroppo si è resa anche parte in causa in tutti i sensi. Allora noi come sindaci, e l'auspicio che ho messo a verbale, dobbiamo essere uniti, dobbiamo essere pronti a lavorare da subito affinché da qui ad un anno, la scadenza naturale di quella che è l'affidamento, la società rimanga in house, la gestione dell'acqua rimanga nostra, dei sindaci, dei cittadini della provincia di Teramo.